got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep. Talk Show TV, adesso è Talk Show. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Bike Show. Siamo in questa splendida location del Memorabilia di Agrate, come potete vedere veramente una location stupenda, e questa sera nuovi ospiti, uno nuovo e uno no, uno gli abbiamo portato fortuna secondo me, però presentiamo subito Marzio Deo, campione di mountain bike, vincitore di tantissime gare, poi ci racconterai Marzio quante gare e quante vittorie. E poi abbiamo Yuri Zanotti, fresco fresco dei campionati europei. Benvenuti, ciao a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Allora, parto subito, Yuri, con Marzio. Diciamo con... Va bene, va bene. Allora Marzio, intanto una lunga carriera, tu sei ancora agonista, perché sei ancora competitivo. Quante vittorie in carriera di gare mountain bike? Sì, una lunghissima carriera di ormai di 30 anni, le vittorie sono state tantissime, sono 345 e niente, sto ancora gareggiando, anche se si può dire che ho mollato parecchio, seguo un pochettino più la squadra e cerco che i miei ragazzi prendano un po' le mie orme. Beh, 345 vittorie, però diciamo gare importanti, perché c'è proprio dalle gare storiche. Sei partito, tu hai vissuto dalla mountain bike, quella dei pionieri, perché è veramente agli albori degli anni, fine anni 80, con la prima, proprio quando è nata la mountain bike, hai vissuto proprio tutti i cambiamenti, dalla forcella rigida alle biammortizzate di oggi. Qual è la sensazione, i pensieri che vedendo le bici di una volta e le bici di oggi anche? Sì, esatto, ho vissuto bene, si può dire, tre generazioni di biker. Sì, ho iniziato appunto agli albori, quando la mountain bike era chiamata ancora rampichino, era proprio tutta un'altra cosa rispetto a quello che è oggi. Le biciclette si sono evolute, hanno fatto dei passi da gigante, proprio hanno stravolto proprio anche il mercato e tutto quello che gli gira intorno. Dagli anni della forcella rigida, passando man mano arrivare alle bici di oggi, ti sei accorto di, cioè, è stata una gavetta, una scuola, un allenamento che poi ad oggi con le bici di oggi ti ha giovato comunque? Ma per me è stato abbastanza semplice, perché ho vissuto un po' tutte le fasi, per cui cominciando appunto anche con le prime mountain bike, con la forcella rigida, pedali non con gli sganci rapidi ma con i pedali ancora a gabbietta e il cambio a 7 velocità. Cioè, c'è stata un'evoluzione pazzesca, dai freni che erano i V-brake con i patini adesso agli idraulici a disco, è tutta un'altra cosa. Per cui mi sono adeguato alle varie situazioni e pian piano anch'io utilizzavo sempre prodotti nuovi, per cui non è stato un cambiamento di colpo violento. L'ho vissuto lentamente, seguendo pari passo l'evoluzione dei mezzi e dei componenti. Yuri, tu sei partito con freni a disco, biammortizzata, bici in carbonio, le prime così, o sei partito con qualcosa meno che ti ha fatto un po' da scuola? No, sono partito anch'io con una bici 24 pollici in alluminio, con i V-brake ancora, però l'ho tenuta pochissimo tempo perché, essendo nato un po' dopo Marzio, c'erano già subito le bici con i freni a disco in carbonio, era già a un livello avanzato. E quindi le bici adesso sono delle bombe? Sì, adesso devi stare quasi attento al dettaglio, all'ultima tecnologia che esce. Adesso abbiamo addirittura i cambi elettronici, quindi immagino che si sia fatta una bella evoluzione. Ebbene. Qua stiamo vedendo, abbiamo visto passare anche delle immagini, intanto abbiamo visto Marzio, abbiamo visto delle tue immagini, Isola d'Elba. L'Isola d'Elba già era storica ai tempi nostri, con la Italian Cup, Coppa del Mondo,
è sempre stato un territorio comunque anche difficile, perché sono percorsi duri all'Isola d'Elba. Sì, sono percorsi spettacolari più che altro. La zona è veramente bella alla pratica della mountain bike. I percorsi ce ne sono di svariati tipi e sicuramente a tutti i biker piacciono. All'Isola d'Elba appunto abbiamo cominciato all'inizio degli anni 90 con le gare dell'Italian Cup, della Coppa del Mondo, e poi ci sono state le varie Gran Fondo e marathon che si sono susseguite negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri con il prossimo anno che ospiterà Capoliveri, il campionato mondiale. E quindi un appuntamento importantissimo. All'Elba ci tengono molto a valorizzare con la mountain bike il proprio territorio. Prima abbiamo visto delle immagini, proprio ti ho visto lì all'Elba anche che preparavi, proprio incominci a fare adesso il manager, anche un po' il manager della squadra, il direttore sportivo. Sì, per forza, ormai i risultati stentano, cioè non arrivano più, perché ovviamente anch'io ho lato con l'età, ovviamente non si può competere con i ragazzi più giovani, anche se la passione è tanta, per cui mi ci metto ancora in parecchie gare, cerco di dare il mio contributo ai ragazzi più giovani e dargli una mano e farli crescere. Ebbene, qua vediamo proprio, ho visto le immagini dalla partenza, avete fatto un video della vostra giornata, della squadra. Ho portato un paio di amici che ci hanno fatto da supporto sia tecnico che anche mediatico. Yuri, qua parliamo di marathon, tu sei sul cross country, ma fai qualche gara anche marathon? Ho fatto la mia prima marathon appunto a Capoliveri anch'io, 2 anni fa. Cavolo, com'è andata? Dato che era in una gara di preparazione, il mio manager mi aveva detto di fare fino a metà gara il più forte che potevo. Infatti ho fatto più o meno una quarantina di chilometri, poi mi sono fermato al secondo rifornimento. Sempre una bella esperienza, dai. Sì, durissima. Non so come facciano ad andare così forte per così tante ore, veramente. Perché tanti arrivano dalla scuola che o era così, Non c'è tanta scelta, ma sì, negli anni 90 ricordiamo che i cross country erano più vicini alle nostre marathon come lunghezza, come di tempo e anche di chilometraggi, mentre adesso invece c'è proprio tutta una specializzazione, i circuiti sono molto più corti con da ripetere più giri, per cui bisogna essere più specialisti e specializzarsi appunto con essere più, avere più, molto più forza, più sprint, esplosiva e tutto, mentre prima, tecnica anche la tecnica, sì, perché adesso i percorsi al giorno d'oggi creano appunto anche dei passaggi artificiali, rock garden, salti che sono di regolamento previsti nei nuovi cross country. E qui andiamo a vedere un po' le foto proprio di Yuri. Intanto noi facciamo complimenti, perché allora Yuri, da quando sei venuto, dopo la trasmissione, hai vinto campionato italiano, giusto? Sì. Poi secondo ai mondiali nel team relay. Sì. Secondo agli europei, sempre nel primo, scusa, campione europeo team relay. E poi medaglia, la tua medaglia di bronzo, giusto? Esatto, di bronzo. Quindi mi avete portato fortuna sicuramente. Hai fatto man bassa, Yuri. È stato un mese impegnativo, abbiamo avuto tutti gli appuntamenti importanti in 3 settimane, quindi bisognava far bene per forza. Qual è delle quattro gare? Qui vediamo proprio il tuo podio, giusto? Sì, questo è il mio ultimo podio che ho fatto sabato e ho vinto la medaglia di bronzo negli Under 23 e sicuramente è la medaglia quella che porto con più soddisfazione, perché è la mia prima medaglia individuale, è tutta per me, quindi mi ripaga dei molti sacrifici che ho fatto. E poi ti porti la maglia tricolore, quindi... Sì, poi mi porterò la maglia tricolore per un altro anno e quindi sono molto contento. Beh, nella nazionale tu anche Mari Catovo, che ha vinto anche lei una medaglia d'argento, e poi anche lei nel team relay. Sì, è la mia compagna di squadra, abbiamo condiviso la medaglia d'argento ai mondiali e poi la medaglia d'oro agli europei nel team relay, e poi lei ieri si è tolta una bella soddisfazione, ha fatto seconda al campionato europeo. È una bella soddisfazione anche perché c'è un forte dominio da parte dei francesi e degli svizzeri, perché anche ieri poi correvano in casa e abbiamo visto veramente scatenati. Sì, come negli ultimi anni gli svizzeri la fanno da padrona, però si sta facendo molto forte la Francia, soprattutto a livello femminile, ha atlete molto forti e stanno lavorando molto bene. Diciamolo che
la tua squadra, la KTM Proteddama, perché sennò sia Fabrizio che Luca tutto il team il bacchetto, però mi hanno detto che veramente, e vediamo anche noi quello che fanno, che lavorano molto sui giovani e stanno facendo crescere voi giovani e i risultati stanno arrivando. E la squadra mi sembra che non ha nessuna pressione, nel senso, mi sembra una grande famiglia il team. Sì, è proprio la loro filosofia, lasciarci abbastanza la libertà di andare alle gare senza pressione, e questa cosa secondo me, a me personalmente, fa molto bene. L'emozione del mondiale, anche Marzio, poi quanti ne hai fatti il mondiale, Marzio? 10, 9 marathon e uno di cross country, anzi 8 marathon e 2 di cross country. Che emozione è? Il mondiale è sempre la gara quella che ci arrivi per forza preparato, però è un'emozione sempre unica. Abbiamo visto nel team relay che c'è stato un attimino di, diciamo, Eva che ha avuto un pochino di problemi nella sua prestazione, così, se no si rischiava anche di vincerlo il mondiale. Sì, c'è stato qualche problemino, Eva è stata sfortunata, ha rotto subito il manettino del cambio e sicuramente quello non l'ha aiutata. E poi dopo anche Luca, purtroppo per un errore di organizzazione dell'organizzazione dei mondiali, hanno fatto un giro di lancio, quindi ha corso 8 minuti al posto di 13, avrei potuto fare la differenza, però comunque la Francia ha corso bene, se la sono meritata, e noi siamo riusciti a portare a casa un secondo posto e eravamo molto contenti. Bene, poi grande prestazione anche di Eva Lechner, che ha fatto seconda dietro Paolin, che sta, dopo il mondiale ha vinto anche l'europeo, quindi la Ferrand Prevot sta andando fortissimo. Quest'anno ha dominato, complimenti a lei, complimenti anche a Eva, che è riuscita ad agguantare un'altra medaglia delle sue tantissime che ne ha, e quindi complimenti a lei. Poi parleremo anche nella seconda parte, parleremo proprio dei campionati europei, perché c'è un altro corridore, un altro biker che ha fatto un'altra maglia. Gli mancava forse l'europeo a Nino Schurter, perché 8 mondiali, 8 coppe del mondo, olimpiadi, poi io mi sono perso nel leggere quello che ha vinto, perché credo che non si riesce a... Sì, ha vinto tutto, gli mancava solo l'europeo, forse l'ha sempre un pochettino snobbato, perché durante tutte le stagioni ha sempre vinto quello che voleva vincere, snobbando l'europeo. Infatti sono rimasto stupito quando ho visto il festeggiamento grandissimo che ha fatto all'arrivo, ho detto, con tutto quello che ha vinto, cioè, e dopo ho capito perché gli mancava quella maglia. Gli mancava, sì, il titolo. Anche un po' perché quest'anno è stata una stagione un po' particolare, sì. Lui non fortunatissima da parte sua, più che altro perché ha trovato anche avversari che sono stati tosti e sono cresciuti molto, e vincere un europeo senza essere riuscito né a vincere il campionato nel mondo né nelle coppe del mondo, penso che sia stata una grossa soddisfazione, appunto, e anche perché gli mancava appunto quella maglia da mettere nella bacheca. Adesso andiamo un attimino in pubblicità, poi torniamo a parlare di mountain bike e di ciclismo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, bentornati in studio. Allora, stavamo parlando di mountain bike, adesso facciamo un breve break, passiamo un attimino alla strada. Seguite le gare su strada, ciclismo su strada? Giro, Fiandre? Sì, bene o male, le grandi classiche, giri, le corse principali nel tempo libero le seguo volentieri. Tu, Iori, segui Giro Italia? Sì, sono appassionato. Che è che tifi? Van der Poel. Van der Poel. Ieri Van der Poel ha fatto un bel colpaccio, ieri l'hai seguito, l'hai tifato ieri? Sì, ieri ha fatto una gran bella gara.
Beh, parlando del Fiandre, perché ieri si è corso il Giro d'Italia, intanto due settimane sono riusciti a correre, speriamo che arrivino a Milano e che vada tutto bene. Un Giro d'Italia che abbiamo il nostro Nibali un po' in difficoltà, ma la settimana è ancora lunga. Però al Fiandre ieri c'è stato spettacolo, perché ieri al Fiandre si è visto veramente Van der Poel, Van Aert, un finale, e poi lo sfortunato Alaphilippe. Qui invece siamo con le immagini, vediamo Ganna al Giro d'Italia. Ganna Tris, tre vittorie, è bello vedere anche un giovane, vedere un giovane che conquista tre vittorie al Giro d'Italia. Marzio, te segui? Sì, decisamente sì, fa bene al ciclismo, poi è un giovane, sta crescendo, è cresciuto tantissimo in quegli anni qua, negli ultimi anni, perché ha vinto quattro titoli mondiali anche in pista, e qua al Giro non ce lo aspettavamo sicuramente, anche vincere la tappa di Camigliatello Silano, quella penso che era un po' inaspettata da tutti, invece si è dimostrato un gran corridore non solo nel cronometro ma anche nelle tappe un pochettino più impegnative. Sì, che poi ha dato a vincere una tappa, proprio una tappa bella, non a cronometro, in solitaria, proprio che era, non se l'aspettavano. Quindi vuol dire anche a mentalità giusta. Esatto, probabilmente è arrivato con una stagione così corta, è arrivato focalizzato ai suoi obiettivi con una grandissima condizione che gli permette di andare forte non solo a cronometro ma anche in salita. Il Giro comunque non è finito, c'è ancora una possibilità di un'altra tappa, e sarebbe una grandissima cosa riuscire a terminare un Giro d'Italia per Ganna con quattro tappe. Milano se la gioca. Ieri invece il Fiandre, dicevamo, un grande gara, grandi protagonisti, poi al finale, perché penso che Van der Poel, Van Aert e Alaphilippe campione del mondo, e vediamo l'incidente che c'è stato a Alaphilippe, perché c'è stato un brutto episodio proprio a 35 km credo più o meno dall'arrivo, dal traguardo. E qui siamo già con le immagini, stiamo vedendo qua già le immagini dell'arrivo. Beh, vediamo lo sprint adesso, tra l'altro vincere, voi arrivate tutti due dalla mountain bike, ma vincere una volata partendo in testa vuol dire che ne hai di gamba. Infatti vediamo, guarda il controllo che c'ha, nello stile molto stile da pista anche questo, con la testa girata. Certo che per i tifosi credo che vedere Van der Poel e Van Aert giocarsi un Fiandre in volata così, penso che sia una cosa spettacolare. Sì, poi sono partiti lunghissimi e è stata una volata bellissima. E qui vediamo proprio sul colpo di reni al photo finish, dopo una gara come il Fiandre, il ciclismo la mountain bike è più difficile. Abbiamo visto solo nella Coppa del Mondo a Novemesto, che ha vinto Avanzini, credo in 5 o in 7 più o meno in volata. Sì, Novemesto è sempre quella gara un po' più veloce. Sì, più veloce, girano in 11, quindi non c'è una vera salita che fa selezione, e arrivava solo Nino quando era in gran forma, sennò difficile. È una gara che si finisce o in due o in tre vicini, sempre bella combattuta. Sono rare nella mountain bike. Adesso andiamo a vedere invece la caduta, quella di Alaphilippe, il fatto brutto che è successo, perché cosa che è uscita poi qua è già per terra, ma adesso tra poco vedremo proprio la caduta, una brutta caduta quella per Alaphilippe, perché poi ha ottenuto probabilmente una doppia frattura alla mano, e quindi sicuramente non un bel finale di stagione. E qui vedremo tra poco proprio come è avvenuta la caduta, perché il problema è la giuria anche, che era sulla destra. Per regolamento la giuria, anche il cambio ruota così, dovrebbero stare a sinistra e non a destra, e tra l'altro qualcheduno chiedeva come mai la moto giuria c'era su solo una persona, ma in Belgio, nelle classiche del nord, anche così possono, la giuria può essere da solo, non deve avere chi guida la moto, quindi e credo comunque che siano gente non sono la prima esperienza. L'errore è ecco questo, che erano sulla destra, probabilmente sia anche Van der Poel, tra l'altro se ne è accorto proprio all'ultimo momento, e se vogliamo anche rivederlo questo, cosa ne pensate voi di questo fatto, questa caduta? Ma comunque non è la prima caduta che di questo genere, diverse volte sbagliano sia le moto che le macchine delle organizzazioni, e vengono coinvolti corridori incolpevoli dell'accaduto. Anche qui
si è visto benissimo Van der Poel che è riuscito a evitarlo proprio per poco, l'ha evitato, ecco, mentre in terza posizione non ha potuto far niente alla Philippe. C'è stato il leggero scarto di Van Aert, che probabilmente lui col movimento che ha fatto non ha pensato che dietro non la vedevano la moto, perché l'ha vista, ha fatto un leggero spostamento. Van der Poel invece proprio ha scartato abbastanza, se no rischiava di centrarla già lui. Sì, secondo me Van der Poel si è accorto, anche lui tardissimo. E qua guardate che deviata, e invece alla Philippe che purtroppo era... alla Philippe ha avuto la peggio. E qui purtroppo per il campione del mondo finisce una stagione che si è mangiato una grande verga, si è mangiato, però una stagione che col mondiale, con le classiche così, era stato grande, grande protagonista. E Van der Poel con la mountain bike, io l'ho visto all'Anzerheide, è impressionante, l'ho visto l'anno scorso. A me piace tanto perché in un anno è riuscito a fare un salto di qualità nel cross country notevole. Partiva il primo anno che ha provato a fare Coppa del Mondo, aveva fatto un gran numero subito 9 mesto, partendo mi sembra col pettorale 90, che nel cross country è davvero indietro, parti in nona, decima fila, ed è riuscito ad arrivare mi sembra settimo, bucando anche, che era un numero assurdo. Poi dopo, quando si trovava davanti, ha sempre fatto un po' fatica a batter Nino, e l'anno dopo è tornato, si vedeva proprio che aveva fame, aveva migliorato tanto tecnicamente, proprio aveva fatto uno step successivo ed è riuscito a togliersi delle grandi soddisfazioni come all'Enzeride, e poi lui la buttava tanto sull'esplosività. E non... Ne ha vinte, credo. Sì, qua. Mi sembra di sì. Sì, poi non ha fatto il mondiale. E tra l'altro io invece avevo criticato la sua scelta. Io, se ero Van der Poel, con la condizione che aveva, portava a casa il mondiale e poi puntava al mondiale su strada. Aveva la condizione, secondo me, di farlo. Non era così certo, perché a Mont Saint-Anne credo sia il percorso più insidioso tecnicamente. E Nino lì negli anni ha dimostrato di essere un campione. Però sicuramente era l'avversario numero uno per Nino. E Van Aert? Van Aert arriva alla mountain bike anche lui? O? Speriamo di no, perché tra 2 anni passo l'elite, quindi non vorrei trovarmelo anche lui. Perché infatti stavo pensando, anche perché è un grande crossista, ha vinto tutte e due, ha vinto tutto col cross. E secondo me il passo da vincere tutto il cross con le Olimpiadi spostate anche l'anno prossimo, il passo mi sa che è breve, cosa dici Marzio? Vabbè, io penso che Van Aert resti sulle due discipline, strada e ciclocross, mentre Van der Poel è proprio polivalente e non ne lascia perdere uno. Ovviamente nella sua testa c'erano le Olimpiadi nella mountain bike, che quest'anno purtroppo non si sono potute disputare. Vedremo nella prossima stagione cosa farà. Secondo me ci soffre Sagan a vedere Van der Poel che viene sempre a mountain bike, anche perché Sagan era venuto alle Olimpiadi e secondo me lui dentro nel cuore c'ha la mountain bike, perché sicuramente si diverte, i corridori si divertono di più con la mountain bike, diciamo. La strada è storia, e anche si guadagna anche molto di più, si guadagna, quindi c'è più notorietà, però nella mountain bike c'è la passione e il divertimento. Questo ce l'hanno sicuramente nel cuore, per cui è per quello che la praticano, e appena riescono, anche nonostante sono al top tra i professionisti su strada con dei contratti esagerati, però quando riescono vedi che vanno dove li porta la passione. E c'è anche Nibali che andava sempre in mountain bike come a allenarsi, e spesso si allena in mountain Nibali bike. Si sa da sempre, si allena parecchio durante l'inverno, che non è male, anzi. Sì. Ma anche in stagione poi ho visto che quando intanto i suoi giri li fa, i gruppetti, quindi Iuri, a strada tu hai provato a correre su strada? Ho fatto tutte le giovanili fino agli allievi correndo sia in mountain bike che in strada. Poi dopo da junior ho fatto qualche gara, ho fatto anche il Giro del Rubilan, che era una piccola gara tappe per junior. E poi dopo, una volta passato under, non ho più corso in strada, tranne quest'anno ho fatto una cronoscalata in Svizzera. E quindi vedere Bernal, Fuglsang, vedere Saga, vedere tanti dalla mountain bike, Ezedal che ha vinto il Giro d'Italia, anche lui. C'è gente che ha vinto il Giro d'Italia, Tour de France, e gare così,
ti viene voglia anche di provare su strada o stai bene, ti diverti più? No, sicuramente il pensiero c'è, magari un giorno provare, fare qualche esperienza e vedere come va. Bene, adesso siamo arrivati al momento di una pausa, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo con i campionati europei di mountain bike. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.